Tragedia sfiorata la scorsa notte tra la Corsica e l'isola d'Elba in seguito allo scontro tra due navi partite dalla Toscana dirette nella nostra regione e nello stesso porto, quello di Olbia. Sulla Moby 300 passeggeri e 200 veicoli, mentre sul Merci dalla società Armamento Sardo solo una decina di autisti più l'equipaggio. Già aperta un'inchiesta. E questi sono gli effetti della collisione in mezzo al mare avvenuta la scorsa notte tra Sardegna e Toscana, tra il Delfino Bianco e la Moby Wonder. Nessun ferito, però tanta paura a bordo. Stavamo dormendo verso la 1:15, la nave ha urtato contro questa nave, abbiamo sentito una botta e poi niente, si sono aperti i cassetti della, dentro in cabina, tutto, mi sono alzato di sopravvento, dal finestrino ho praticamente visto sta nave parcheggiata davanti alla nostra. Guardo la botta perché ero mezzo sveglio, no? E la botta ho guardato sulla finestra, ho visto che siamo incontro all'altra nave e un po' di spavento l'abbiamo presa. Si può parlare di tragedia sfiorata? Sì, no, certamente è andata benissimo, nel senso che non sono stati registrati danni alle persone, quindi non ci sono state persone in pericolo di vita, soltanto danni ovviamente strutturali alle navi e nemmeno di grandissimo rilievo. L'incidente è successo così al limite delle acque di giurisdizione tra noi e la Toscana, Livorno, tra le due direzioni marittime. Di Olbia e di Livorno, ci siamo nella nottata opportunamente coordinati e quindi ora ci avviamo ad esperire l'inchiesta sommaria prevista dalla vigente normativa. Il Delfino Bianco ora ormeggiato al porto industriale di Calasakaia dopo l'impatto si è inclinato su un lato di 60 gradi. In un primo momento si è pensato di fare rientro a massa, poi il comandante ha scelto di proseguire verso l'isola Bianca. Il Moby Wonder, salpato da Livorno, ha subito l'impatto nella fiancata destra. E c'è da chiedersi che cosa sarebbe successo in caso di condizioni meteo marine più difficili e complicate. La compagnia di Vincenzo Onorato comunque ha garantito la linea, la tratta da Olbia per Livorno con la nave Aki.